Pizzeria La Margherita, in Piazza Indipendenza Pontinia. Tavola calda a pranzo con menù a prezzi incredibili e vasta scelta di primi, secondi e contorni. Pizze e maxi pizze con forno a legna dal 1986. E ricorda la grande promozione. Con tre pizze, la quarta è in omaggio. Pizzeria La Margherita a Pontinia. Qualità, comodità e convenienza. A Pontinia, l'ex Ilme, in Viale Italia, Conad Superstore. Una realtà sempre vicina al territorio, allo sport e al sociale. Conad, persone oltre le cose. Caffè Centrale, Cocos Bar, gelateria artigianale, sala da tè interna, in Piazza Indipendenza a Pontinia. Stalle InBet Pontinia, storica agenzia di scommesse, giochi virtuali di ultima generazione, in via Guglielmo Marconi a Pontinia. Spicco Mamao, pizzeria con forno a legna in un ambiente moderno e accogliente, pizza da asporto senza glutine, camut integrale e grano saraceno, a Pontinia in via Cavour, telefono 327-1209-882. Eccoci in studio per la terza parte della nostra 29esima puntata di Pane e Calcio. Abbiamo parlato di calcio giovanile, di tornei giovanili e adesso parliamo di Serie D e di questo Latina che è ormai avviato matematicamente verso i play-off. Accogliamo subito un graditissimo ospite, è Francesco Porfiri, difensore nazzurro. Ciao Francesco, benvenuto. E allora parleremo con te di questo Latina che ha centrato l'accesso matematico ai play-off innanzitutto. Avete battuto la Norese con un po' di fatica, direi, però alla fine siete riusciti a tagliare questo traguardo. Sì, è stata una partita difficile, combattuta come sapevamo, come ci ha detto anche il mister, in quanto la Norese... C'è un problema con il microfono, ecco, vai. Ok, in quanto la Norese non veniva a farsi una passeggiata, ma aveva bisogno di punti per la salvezza matematica. Di conseguenza è stata una partita con cui abbiamo preso 3 punti e che ci siamo meritati, e insomma non è stata, come ho detto prima, una passeggiata, perché è stata tesa fino all'ultimo e ci hanno messo in grossa difficoltà, soprattutto per la loro fisicità. Vero. Sì. Tra l'altro la Norese vi ha anche recriminato un po', perché sembra che quel pallone fosse entrato sul colpo di testa del loro attaccante. Tu eri in panchina, poi non ho visto e puoi dribblarci così, insomma. Per quanto ti riguarda però ti abbiamo rivisto in campo dopo qualche settimana in cui hai dovuto assistere. Sì, sono state insomma 2 settimane in cui non ho giocato, però nel gruppo ci sta grande stima l'uno dell'altro e di conseguenza quando ci sta un compagno che gioca si applaude e si aspetta il proprio turno, certo, con grande serietà, impegno e professionalità. Raccontiamo un po' la tua storia, tu Tor di Quinto inizialmente, vero? Sì, io sono cresciuto nel Tor di Quinto, 11 anni ho fatto a Tor di Quinto tra allievi, juniores, promozione eccetera, per poi passare al Cinzia. E poi sono portato a Latina. Latina, appena mi si è posta la possibilità e l'ho subito sfruttata, e appunto grazie alla società che mi ha dato la possibilità di essere qui. Come giudichi questa tua stagione nell'azzurra, considerando che c'è stato un momento in cui sembravi un titolare inamovibile? Sì, stavi andando molto molto bene. Sì, è stata sicuramente una stagione che mi è servita molto sia a livello personale ma anche a livello di gruppo, perché ho conosciuto ragazzi, parlo umanamente, ragazzi speciali, tra cui Cosentino, che è un ottimo ragazzo e soprattutto mi ha aiutato molto, sia in campo che fuori. Un bravo ragazzo, veramente. C'è Ubaldo Coco che vuole farti una domanda, vero? Sì, parli giustamente di Alberto, questo è un buon punto, perché per voi giovani è fondamentale avere giocatori che hanno una certa esperienza. Parliamo del Bomber Funari, che è importante per la promozione, e Cosentino per la Serie D. Pensi che qualche altro giocatore di esperienza sarebbe servito per il Latina, o va bene anche così, sinceramente, insomma, ecco. Ovviamente non scendo in meriti tecnici perché non mi compete, ma ti posso dire a livello di ragazzi e di come ci siamo trovati all'interno dello spogliatoio con i grandi non posso dire assolutamente niente.
anzi forse a volte sono stati anche troppo buoni nei nostri confronti, ci hanno difeso un po' troppo quando invece era da ci devono mazzolare, però non sono, si sono sempre fatti trovare pronti e ci hanno sempre dato una grossa mano in ogni occasione, ecco. Fabrizio Cencia, che idea ti sei fatto di questo Latina, di questi playoff? Intanto meno male che hanno raggiunto i playoff, perché loro erano, diciamo, qualche tempo fa un po' indietro, no? Però parlando pure un po' con Ruben, così insomma, lui lo era sappiamo, convinto... sei amico di Ruben. Vabbè, no, sì, diciamo c'ho un grande rispetto e stima, quindi era convinto insomma che arrivavano a questi playoff, e lui è convinto pure che ci sia pure la possibilità che magari... di essere ripescati. Eh sì, e quindi faccio un grosso in bocca al lupo a loro. Non so di che anno è lui però. 97. 96, quindi chi ti ha allenato? Testa? Purtroppo, diciamo sì, lui da piccolo si metteva con me a fare lanci perché gli piaceva come calciavo, quindi ci mettevamo quando... No, perché ho sentito che insomma sì, sono 10 anni al Torti Quinto, lui è veramente stata una persona, fatto la storia. Quindi, anzi, una persona importante, se c'è la possibilità di dirlo, ha fatto l'allenatore più titolato a livello juniores d'Italia. Per quello lo volevo ricordare. Quindi sì, è giusto ricordarlo, anche perché era, oltre ad essere un grande allenatore, era una persona veramente speciale che manca e che mancherà a tutti, in primis al presidente, certo, e a tutti i ragazzi, perché io chiunque incontro, chiunque vedo, parlavano di Paolo Test, quindi foto, cose, purtroppo la vita è così, i migliori se ne vanno sempre primi. È vero. Francesco, una domandaccia te la faccio, sei 97 vuol dire che dall'anno prossimo non sei più di Lega? Sì. Come la vivi questa cosa? Ma io la vivo come sempre, quest'anno, guarda, se sono sincero, quest'anno anche col mister Chiappini, questa cosa degli under non è stata molto rimarcata, nel senso che noi ragazzi venivamo schierati senza il pensiero di devo mettere l'under lì. Di conseguenza è stata anche una crescita dal punto di vista calcistico, e ovviamente grazie agli allenatori che si sono, perché non è facile comunque mettere magari certo, giocare con uno o due under in più in campo, però l'hanno fatto, se lo sono, e fortunatamente è andata bene per quello che mi riguarda, e penso abbastanza per tutti, sicuramente di crescita. Un bilancio soddisfacente, certo, il tuo. Adesso un piccolo aneddoto personale, io ho iniziato a seguire il Latina Calcio quando c'era un altro giovane di Lega e si chiamava Davide Funari, mi ricordi un po' quell'annata, Davide? 97. Nel 97, sì, beh, io ero proprio piccolino, esordì con Carrano in un Latina Ceccano. E... sì, è stata una bellissima esperienza, poi ho passato altri 3 anni, io ho fatto tutto il settore giovanile in Latina, dai giovanissimi fino alla prima squadra, è stato bello, là assaggi il calcio vero, era bello, lo stadio era sempre pieno, era seguito, Latina era seguito. Abbiamo fatto pure dei buoni campionati, l'anno dopo fecero una squadra importante con Pirozzi, Zotto, Ligenco. Facciamo una finale di Coppa Italia, io l'ho guardate tante, ne ho giocate poche ma ne ho guardate tante l'anno dopo. Però è stato comunque una bella esperienza. Poi l'ultimo anno con Andrea Chiappini, e ho giocato quasi sempre, abbiamo fatto un buon campionato, non c'era un grande budget, la società non se la passava benissimo, però alla fine facemmo un quinto senso posto, girone campano, girone molto tosto, molto tosto, campi molto accoglienti direi, campi caldi, campi di terra c'erano ancora all'epoca, però è stato bello, ho conosciuto belle persone. Ce n'è una che ricordi in particolare? Fabrizio Ferazzoli è stato una bella persona, era un po' infatti, il faro della squadra. Sì, era il faro della squadra, però un ragazzo umilissimo, con i giovani era molto bravo, ci dava tanti consigli. All'epoca il giovane era un po' più, come dicevo, era un po' più mazzolato dei grandi, c'era un po' più, ti tenevano un po' più a bada, adesso è un po' difficile, però sono cambiati i tempi, è giusto pure che sia così. Bene. E invece adesso c'è Francesco, un senior in particolare che ti ha colpito, oltre a Cossentino? Ma sicuramente Olivera, che non ha bisogno di presentazioni, ma penso che sia, al di là di tutto, del giocatore che è, della qualità che ha, uno dei più umili della squadra, e questa è una cosa che si nota subito e che noi giovani dobbiamo apprendere.
spesso uno pensa, oh, questo è fatto la Serie A, di qua e di là, ma in realtà è più umile di molti della squadra. Vero. Anzi, forse di tutti. Però questo è un complimento, per l'ennesimo complimento per Rubén Olivera. Francesco, domenica si va a Monterosi, ma si pensa già ai play-off, non c'è il rischio magari di trascurare un po' questa trasferta? Ma quello che ci siamo detti durante questa settimana è che la partita di domenica è il trampolino di lancio per arrivare bene ai play-off, nel senso che noi pensiamo domenica per domenica, ci alleniamo bene la settimana e affrontiamo l'avversario che abbiamo nell'immediata vicinanza. Poi quello che sarà sarà, l'importante è che è costruire un qualcosa per poi arrivare a raggiungere quello che è l'obiettivo. A proposito di Monterosi, abbiamo un collegamento telefonico con il direttore sportivo della squadra viterbese. Buonasera ad Emiliano Doninelli. Direttore, ci sente? Buonasera, ecco, adesso abbiamo un ritorno un po' basso in studio, vediamo se riusciamo a sistemare. Direttore, innanzitutto grazie per la disponibilità. Allora, come state vivendo i preparativi per la partita di domenica? Una partita sulla carta che serve a poco, però si punta comunque a chiudere in bellezza. Assolutamente, credo che da parte di tutte e due c'è voglia di finire bene questo campionato. Noi stiamo preparando con la serenità che abbiamo raggiunto da un paio di settimane, ma con la voglia di appunto terminare bene la stagione, soprattutto nelle muraville, insomma. Monterosi, che è la squadra col miglior rendimento nelle ultime quattro giornate, insomma, siete riusciti a ripartire alla grande dopo un momento in cui sembrava che lo spettro dei play-out fosse vicino. Sì, ce l'abbiamo vista brutta, diciamo. Le dico che però durante anche il periodo brutto noi vedevamo comunque che la squadra rispondeva bene, c'è stata una mancanza di risultati, però poi siamo rimasti calmi e aspettavamo insomma questo cambio di rotta che sapevamo prima o poi sarebbe arrivato. Cosa l'ha colpito di più del Latina, direttore? Come, scusi, non ho sentito. Il Latina cosa l'ha colpito di più e cosa temete, tra virgolette, di più di questa partita di domenica? Ma il Latina è una squadra blasonata, è una squadra con dei giocatori importanti, sappiamo che andremo ad affrontare una partita difficile, anche loro credo che adesso con la massima serenità, perché adesso non possiamo più chiedere niente, nessuno delle due del campionato, però la voglia insomma di chiudere bene da parte di tutte e due è grande, quindi ci aspettiamo una bella domenica di calcio, insomma. Da addetto ai lavori, da osservatore esterno, come vede questa griglia playoff, come vede i valori espressi da questi primi, dai vertici del campionato? I playoff sono comunque sempre, diciamo, delle partite particolari, perché comunque si fanno degli sforzi durante la stagione, magari chi arriva, diciamo, un pochettino più fresco a questa fase si trova un po' fortunato, diciamo. Noi l'altro anno abbiamo fatto un campionato ai vertici e siamo andati a fare la sezione dei playoff dove eravamo praticamente un po' stremati e quindi siamo usciti, diciamo, subito. Dipende molto da come ci si arriva. Da Latina credo che loro possono pretendere tanto perché hanno un organico importante e anche loro nell'ultima fase di campionato hanno preso un percorso giusto, insomma, secondo me. Il presidente Luciano Capponi ha smentito le voci che davano la società in vendita, quindi si continua con lui e si continua anche col DS Doninelli. Guardi, devo fare un incontro nelle prossime settimane. La direzione sembrerebbe che sia questa, però è tutto da confermare. Adesso noi teniamo a finire nel miglior modo il campionato e poi sicuramente faremo i nostri incontri per progettare il futuro. Benissimo. Direttore, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, è un piacere. Buona serata. Buonasera, direttore Emiliano Doninelli del Monterosi, prossimo avversario dei Nerazzurri. Domenica, dunque, trasferta nel Viterbese. Anna, c'è qualche cosa per Francesco Porfiri? Ciao Francesco, io volevo chiederti cosa ti è piaciuto di più di Latina? Siamo in seconda fascia, se vuoi, quindi puoi parlare tranquillamente. È una bella città. Io abito a Roma e già non ho notato molta differenza tra Roma e Latina e già penso che questa sia una bella cosa. Io innamorato di Roma, peraltro, quindi... Quindi sei della Roma? Di squadra sei? Forza, della Roma. Sì. Ah, quindi da una serata di sofferenze
mi sono goduto, sono andato allo stadio, mi sono divertito. Ah, eri all'Olimpico, però. Per forza. Quando ci ricapita più. No, speriamo che possa ricapitare, magari. Invece c'è un difensore. Noi di Champions non parliamo per adesso. Vai, vai, Anna. Volevo chiederti se c'è un difensore al quale ti ispiri. No. Fazio, io, io non... Non è che non mi ispira a nessuno, perché poi sembra detto male, ma a me piacciono i centrocampisti come giocatori. Peraltro io amo Steven Gerrard come giocatore, sì. Ma non mi ispira a nessuno, anche perché mi sembrerebbero anche paragoni azzardati, per dire. Invece aprici il tuo cassetto, qual è il sogno che hai? Ah, il sogno è, come sentivo dire prima, durante la trasmissione, che finché c'è la passione di giocare a pallone sia avanti. Io quindi, finché mi diverto e ho questa passione, lo farò con tutto me stesso. Nel momento in cui mancherà questo, qualsiasi sia il livello in cui salirò, qualsiasi sia il posto in cui gioco, dirò basta. Però per ora così. Sì, mi piace. Sì. Quindi, grazie. Francesco, tra l'altro, tornando al discorso playoff, va bene Alba Longa come avversario? Se dovessi scegliere? Ma io direi che non è ancora detto, perché se noi vinciamo domenica e il Trastevere pareggia o perde, noi siamo sopra il Trastevere. Di conseguenza andiamo a scontrare o l'SFF o l'Alba Longa. Lì poi te la vai a giocare in casa loro, quindi di preferenze secondo me non ce ne sono. Questioni ambientali, tipo di campo? Sicuramente il campo dell'Alba Longa è, diciamo, più vicino al nostro rispetto a quello dell'Atletico, su cui all'andata abbiamo trovato non troppe difficoltà. Ci siamo saputi adeguare, nonostante il campo nostro rispetto a loro è molto più grande. Loro è molto stretto, molto veloce. Noi comunque abbiamo una squadra molto forte fisicamente, ha bisogno di spazi, quindi sarà una partita forse più difficile con l'Atletico, riguardante ovviamente il campo. Per quanto riguarda la capienza, cioè il fatto di poter ospitare tifosi nerazzurri, è più, forse più indicato Albano. Ah sì, quello senza dubbio, anche perché mi ricordo con l'SFF c'erano pochissimi posti, sì. E si sono lamentati in molti. Sì, sì, Invece con Albano c'è stata una bella tifoseria, sono venuti in molti. A proposito dei tifosi, Davide Funari, dicevi che insomma ai tuoi tempi, è brutto dirlo, ai tuoi tempi, però insomma è passato qualche anno, di gente ce n'era tanta, e allora come facciamo a riportare la gente al Francioni? La gente al Francioni si riporta con i risultati, mi auguro che vincano i playoff e che il Latina torni almeno a fare la Lega Pro, perché sentendo un po' le radio, vedendo anche su internet, l'anno prossimo in Lega Pro spariranno molte squadre. E già ho visto che hanno levato molti punti, quindi mi auguro per loro che vincano i playoff. Hanno le possibilità per vincere, l'ho visti giocare due volte, l'ho visti pure con l'Alba Longa, e la squadra è importante, e sarebbe bello che Latina torni almeno a fare la Lega Pro. E poi certo, il passato è stato un passato bello, il passato, però non è inutile guardare. Io sono stato allo stadio, la gente si lamentava, che diceva no, la Serie B, ma qua bisogna guardare il presente adesso. La realtà. È inutile guardare indietro, perché fa solo male, bisogna essere costruttivi. Certo, è normale che quando le cose non vanno un po' di critica ci sta, però il tifoso alla Latina è un po' particolare. Se vinci riempono lo stadio, se non vinci già cominciano un po' a mugugnare. È sempre stato così alla Latina. Sì, è una piazza un po' volubile. Un po' particolare, sì, un po' particolare. Mi faceva effetto, caro Fabrizio, sentir parlare anche questi bambini, sono stati a Renato Curi di Perugia, chissà, insomma, eppure noi ci giocavamo lì e magari ci vincevamo pure fino a qualche mese fa. Questo aumenta la rabbia. Sì, non so se sei d'accordo con me. E come no, anzi quella trasferta l'ho fatta da responsabile del settore giovanile. È vero, tu eri responsabile. Io sono andato in trasferta a Perugia e quando sono entrato dentro c'era uno stadio tutto bianco-rosso, però la parte, lo spicchio, era quello di tifosi del Latina, e quindi speriamo, come dice Davide, ormai bisogna girare pagina. Io l'ho girata già da un bel po', però loro che hanno la fortuna di indossare la maglia del Latina, perché è una maglia blasonata, è una maglia importante, quindi
A loro gli dico solo giustamente di guardare avanti, perché Latina è una città ambita, una città bella, come ho detto prima te, è una città importante che forse come mentalità Frosinone sta avanti di qualcosa rispetto a noi, lo dico pure con malincuore, però purtroppo mi piace dire la verità. Ma se ritroviamo quella giusta sinergia, no? Tra, perché la cosa importante è la società, no? Quando tu hai una società forte diventi forte, quindi, perché i tifosi latini sono sempre stati, e vedrete che quando andrete a giocare ai playoff, mi immagino, non dico mille, ma sicuramente 600-700 persone che vi seguiranno, perché mo i campionati finiscono, quindi la gente si attacca. Se è una partita determinante per la C, a Latina, state tranquilli che verranno più di quelli che avete visto tutte le domeniche. Il problema, Baldo, è che i playoff comunque si giocheranno fuori casa, sia la semifinale che l'eventuale finale. Sì. Su questi non ce ne vogliano, però insomma piccoli impianti, questi campetti, e questo può incidere secondo te? Sì, l'analisi giusta che aveva fatto prima è quella, sai, sia come stadio ma anche come struttura, l'impianto di Latina, parlo di squadra, viene favorita da un campo più grande, da un'organizzazione diversa. Un campo come l'Atletico purtroppo ti penalizza, e quindi penalizza anche gli stessi tifosi. Allora che cosa dire? Vincere questi playoff, come dice il bomber Funari, magari ci potrebbero essere dei cambiamenti, perché sappiamo che purtroppo i playoff non ti danno la certezza. Solo in Serie D, l'abbiamo ripetuto tante volte, non ti danno la certezza di salire, l'unico campionato regolamentato male. Allora è importante vincerli e poi tirare le somme a fine playoff, perché se no poi non parliamo di niente, sicuramente rifaremo la Serie D, insomma. Ecco. Certo. Ci sono dei messaggi, vero Anna? Francesco, Antonio ci scrive: come fate a trovare la massima concentrazione se molti dicono che questi playoff sono inutili? Ma noi, vedi, il giocatore lo fa in primis per se stesso, perché comunque far bene, come ci dice sempre il mister, far bene di squadra, far bene, vincere, comunque è un obiettivo personale, è una vetrina. Certo. Di conseguenza noi vinciamo per la società, vinciamo per i tifosi e tutto, ma in primis anche per noi, perché magari l'anno prossimo, se ci staremo o non ci staremo, non lo saprà nessuno. Comunque se vinci i playoff hai una vetrina più importante, di conseguenza è anche un obiettivo personale oltre ad essere un obiettivo collettivo. Poi ancora Massimo ti domanda: cosa vi è successo con Budoni, scusate, Lanusei ed altre squadre che vi hanno travolto? Diciamo che sono state partite giocate su campi, in primis su campi, come ne parlava prima, simili a quelli dell'Atletico. Partite difficili, perché queste sono le partite con squadre minori, sono le partite che rischi, come è successo, di fare la figuraccia, in quanto vai là, trasferta pesante e tutto, non vai con la testa giusta, perché pensi, vabbè, questa è una squadretta, insomma la prendi un po' sotto gamba, ed è lì che poi quelli vanno a 200 all'ora e te vai a 2 all'ora. Okay. Giorgio invece ancora ti chiede: Iadaresta andrà via a fine campionato? Chi lo sa? Vabbè, lo spogliatoio si dirà qualcosa, no? Eh? Si dirà qualcosa nello spogliatoio. No, guarda, veramente, in questo momento siamo tutti concentrati per raggiungere l'obiettivo, sia a livello personale, come ho detto prima, che a livello di squadra. Iadaresta è, oltre ad essere una grande persona, è anche grande giocatore, di conseguenza farà la cosa migliore. Bene, bene. Davide Funari, per concludere, il tuo ricordo più bello in nerazzurro? Ma ricordo più bello l'esordio, beh, tutto è stato bello, dai, c'ho tutti i bei ricordi di Latina, quando posso lo vado a vedere e mi auguro veramente che riescano a vincere i playoff e vanno in Lega Pro, perché sembra che la società sia una società seria e me lo auguro veramente. Ti ripeto, i ricordi sono tutti belli, e comunque giocare a Latina per noi di Latina era un sogno e è stato bello.
Fabrizio Cencia, per concludere con te, questo Latina comunque ha le fondamenta per risorgere. Sì, penso di sì, anche perché dietro so che c'è una società seria, come diceva Davide. Dopo non so se ci sia qualche altro ingresso, magari per... Vedremo. E dopo è normale che la cosa più importante, sposo quello che ha detto prima lui, Francesco, giusto? Sì. Che intanto vincono questi playoff e dopo vediamo se c'è la possibilità di poter iniziare magari l'anno prossimo la Lega Pro, quindi è come se avessero vinto un campionato. Certo. Ubaldo, tu lo sai, io ti chiedo il pronostico, lo sai. Ti facevi la domanda al Bomber, che farei da grande, le fai di solito la domanda. Che farei da grande a Bomber Funari? Certo. Scusa, tu sei il mio co-conduttore, quindi vai pure, insomma. Vabbè, Mister Cing, gli auguro di restare sulla panchina del Pontina, cioè abbiamo un rapporto d'amicizia, quindi sarei molto contento, perché si immedesima proprio nel Pontina calcio. Il Bomber Funari gli ho detto prima... quando non eravamo collegati, che a meno di giocare fino a 40 anni ci servono delle persone così, però adesso ce lo devi dire. Altri due anni. Solo ragazzi, altri due anni, Davide. Sono 38. 40 sono. Adesso sono 38. No, da grande sicuramente non l'allenatore. Ecco. Mister già lo sa. Non hai la pazienza. Penso di non essere portato a fare l'allenatore. Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, quello sì. Mi piacerebbe veramente, sì. Bene, bene. Ubaldo, volevi concludere? Sì, sono curioso di questi playoff, come le verranno affrontati, perché la mentalità, secondo me, oltre all'aspetto fisico, sarà determinante. Non conta due risultati su tre, bisogna vedere l'approccio, quale sarà, quello sarà determinante. La voglia e la cattiveria agonistica faranno la differenza. Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi. E ti salutiamo con un'ultima domanda. Va bene. In nerazzurro ti mancano solo tre partite, perché io voglio essere ottimista a pensare già alla finale, oppure guardi oltre? No, tre partite. No, scherzo, nel senso, no, guardiamo partita per partita, veramente siamo concentrati su questi playoff e vi assicuro che nello spogliatoio e nell'ambiente non ci sta aria di possibili arrivi o partenze. Siamo concentrati tutti per centrare l'obiettivo, almeno daremo tutti noi stessi, poi si vedrà. Anche perché Mister Pascucci vi striglia abbastanza, da quanto sento. Sì, è il giusto. È l'allenatore, quando vede che i giocatori cominciano un po' a mollare, è giusto che strilla, come i grandi, ecco. Davide, tu Pascucci l'hai avuto come compagno? Sì, mi ricordo bene. Sì, l'ho avuto l'anno, sì, con Bulcini, l'anno che c'era Pirozzi, sì, l'anno della finale Coppa Italia, sì. Che ricordo mister, hai? Bel ricordo. Bello massiccio, direi. Era bello tosto, ai Torelli alzava la gente, il mister Carlo era bello tosto. Lui veniva da Lucchese, vabbè, ha fatto la Serie B. Sì, sì, sì. No, era, nonostante era un giocatore avanti con l'età, ancora ci metteva grande passione, grande determinazione. Un bel animale era. Eh sì, anche in panchina si fa rispettare. Bello grosso, bello grosso. Nei spogliatoi faceva ridere perché fortissimo, simpaticissimo. È vero. Ma anche in sala stampa, terminata la conferenza, c'è sempre la battuta, sì, scherzo. Sì. In questo è veramente un bel personaggio. Siamo ai saluti, quelli spettano la nostra Anna Somellini, anche perché c'è da ringraziare un po' di gente, insomma. Sì, dobbiamo ringraziare in primis tuttolatina.com, che si occupa sempre di noi. Poi vi ricordo il numero di telefono WhatsApp, il seguente 392-5971-660, la nostra pagina Facebook, Pane e Calcio, mi raccomando, continuate come state facendo a cliccare mi piace. E poi ringraziamo, no? I nostri Gabriele operatori. Lauretti. Vai. Gabriele Lauretti, Flavio Briatore Mancini, Briatore. Roberta Pisa, il mago dell'audio Manuel Rosati, Elisa Micheli e la regista Alessandra Micheli. Insomma, salutiamo tutti, ringraziamo i nostri amici che sono venuti a trovarci questa sera, ringraziamo l'ufficio stampa del Latina Calcio 1932, ringraziamo gli amici sponsor che continuano a sostenerci, ringraziamo soprattutto voi che ogni giovedì vi presentate puntuali all'appuntamento con Pane e Calcio. Ci vediamo giovedì prossimo per la 30ª puntata di Pane e Calcio. Grazie e buonanotte a tutti.
Picco Mamao, pizzeria con forno a legna in un ambiente moderno e accogliente. Pizza da asporto senza glutine, camut integrale e grano saraceno. A Pontinia in via Cavour. Telefono 327-1209-882. Qualità, comodità e convenienza. A Pontinia, l'ex Ilm, in via l'Italia, Conad Superstore. Una realtà sempre vicina al territorio, allo sport e al sociale. Conad, persone oltre le cose. Caffè Centrale, Cocos Bar, gelateria artigianale, sala da tè interna, in piazza Indipendenza a Pontinia. Pizzeria La Margherita, in piazza Indipendenza a Pontinia. Tavola calda a pranzo con menù a prezzi incredibili e vasta scelta di primi, secondi e contorni. Pizze e maxi pizze con forno a legna dal 1986. E ricorda la grande promozione, con tre pizze la quarta è in omaggio. Pizzeria La Margherita a Pontinia. Stanley & Bet Pontinia, storica agenzia di scommesse, giochi virtuali di ultima generazione, in via Guglielmo Marconi a Pontinia.